eccoci qui, Gabriele. Eccoci, di nuovo oggi, qui. Sai che cosa vogliamo fare? Vogliamo metterci in cammino e ci vengono incontro, è proprio il caso di dirlo, alcune parole importanti di Papa Francesco, che dice: il pellegrinaggio è un simbolo di vita, ci fa pensare che la vita è camminare, è un cammino. Se una persona non cammina e rimane ferma, non serve. Proprio non fa così, nulla. Proprio così, non possiamo restare fermi e chiusi, Papa Francesco ce lo ricorda, e così noi oggi parliamo di cammini, di pellegrinaggi diretti verso luoghi sacri, ma anche di percorsi lungo vie in cui risuonano antiche storie di devozione, di fede, esperienze che parlano alla vita e parlano anche della vita. E per parlare di cammini abbiamo i nostri ospiti, ovviamente, che vi presento, a partire da Don Michele Falabretti. Bentornato Don Michele. Nazionale per la pastoria, per la pastorale giovanile della Conferenza Episcopale Italiana. Bentornato. Grazie. Don Michele. E grazie a Sergio Valzania, giornalista, buonasera, scrittore e camminatore, come egli stesso si definisce. Grazie di essere con noi questo vedrai, pomeriggio. Sentirai Massimiliano quanto cammina. Sentirò. Anch'io sono un grande camminatore. Lo sappiamo tutti. Grazie a Simone Fignani, insegnante di religione, scrittore ed esperto di alcuni cammini che ha contribuito personalmente a riscoprire. Ben arrivato qui a Siamo Noi. E grazie infine a Luca Contieri, videomaker, autore del documentario Le energie invisibili. Grazie a tutti di essere qui. Allora, a Don Michele, più avanti parleremo del Sinodo dei Giovani programmato per ottobre. Io prima vorrei che ci portassi qui in studio le tue personali esperienze di camminatore e di pellegrino. Che cosa ti hanno portato? Cosa ti hanno lasciato dentro? Ma io ho fatto esperienze, come tutti, legate ai ragazzi, quindi è stato perché ho dovuto accompagnare dei ragazzi e soprattutto perché ho fatto la scelta in quelle occasioni di decidere di vedere nel pellegrinaggio una forma di ingaggio con loro, perché il pellegrinaggio può essere tante cose, credo che poi verrà fuori nel pomeriggio. Ecco, camminare con i ragazzi significa prendere un tempo diverso, vuol dire che tutti si prende il proprio tempo, vuol dire accettare magari che bisogna restare un po' più indietro perché loro sono più veloci e vanno avanti. Vuol dire perdersi un po' in mezzo a loro e vuol dire aprire spazi e tempi di scambio che sono davvero interessanti. E che non capitano altrimenti. Che non capitano, bisogna proprio mettersi per strada, decidere di entrare in questa dimensione che è diversa e questo apre il cuore e apre alle relazioni. Dove ci porta questa apertura del cuore lo sentiremo ancora, però abbiamo deciso di condividere con voi una testimonianza molto speciale sul senso del cammino. Lei è Emma Morosini, abbiamo avuto il piacere più volte di incontrarla qui assieme a noi, anche seduta sul divanetto. È una diversamente giovane perché ha superato da un po' i 90 e insomma cammina. Negli ultimi 26 anni ha raggiunto quasi tutti i santuari del mondo, l'ha incontrata il nostro Andrea Postiglione proprio in occasione di un appuntamento promosso dall'ufficio di cui si occupa assai bene il nostro Don Michele Falabretti. Ascoltiamola. Se non cammino, sono morta. Se mi sento un poco triste, che succede alle volte di essere un po' giù di corda, mi faccio una bella camminata anche senza dover visitare un santuario, anche solo andando nella campagna. Ecco, ti senti rinascere e dico com'è bella la vita. Ti fa crescere, ti fa conoscere le meraviglie che il Signore ha seminato per noi, e ti spinge alla riconoscenza, a dire il tuo grazie, ad attestare la tua voglia di ricambiare all'aria aperta. Che bello respirare al mattino quando vedi sorgere il sole, al pomeriggio quando tramonta, ma che è da estasi. E il cammino serve anche a interrogare se stessi, a guardare dentro nel proprio animo, perché se facciamo silenzio, il nostro interno parla,
ci dice se siamo su una strada buona o se invece ci imbrogliamo da noi stessi, ci facciamo credere quel che non siamo. In poche parole, se guardiamo dentro, troviamo la verità, troviamo Dio. Chi ha fatto i conti, non io, si dice 37.000, ma questi conti li hanno fatti ancora 4 anni fa. Io ho cambiato ancora, perché sono andata in Argentina, sono andata in Paraguay, sono andata a Lourdes. Comunque credo che tutto sommato, avanti e indietro, saremo vicino ai 40. E sono felice. Sono in contatto con amici del posto in Messico e per Pasqua dovrei essere al santuario della Madonna di Guadalupe, perché mi ha entusiasmata la sua storia, mi ha entusiasmato il cammino, mi ha entusiasmato la gente che, ecco, se a Castiglione non avessi i miei genitori nel posto del riposo, non mi muoverei più da là. Sì. Ma ho capito, 40.000 chilometri. Hai capito bene, tanti ne ha percorsi. Don Michele, noi ogni volta che la sentiamo restiamo incantati da quella gioia, da quell'entusiasmo. Poi ha detto due cose importanti sul cammino, ne ha dette tantissime. Ha detto che è un'esperienza di silenzio e lì sentiamo qualcosa che risuona, e ha detto che è un aprirsi alla riconoscenza. È la riconoscenza che è una dimensione di verità, perché nel silenzio uno vede ciò che effettivamente è. C'era Luca con noi in quei giorni e devo dire che le testimonianze che abbiamo visto, di cui lui ci parlerà, ma anche questa testimonianza, ha proprio generato un grande entusiasmo. Ma se ne incontrano tante lungo il cammino di persone come Emma. Emma è proprio una stella che brilla. Emma è la chicca, io penso. 94 anni. Non ti era mai capitato, dillo Don Michele. No, così no, però insomma di gente che cammina. Ce n'è. Contieri, lei è il più giovane del gruppo qui, mi pare. Anno meno. Io vorrei sapere le parole di Emma, che cosa le hanno trasmesso. Beh, per fortuna, io ho avuto la fortuna di conoscere Emma grazie a Don Michele un paio di settimane fa, ed è veramente una donna che... È una forza della natura, cioè è incredibile con così tanta piccolezza ci sia così e tanta... E ha avuto una vita durissima, sì, ricordiamocelo, sì, tutta quella sì, gioia. Sì. E veramente insegna l'umiltà, ma proprio non a parole, proprio come è lei. E non c'è bisogno proprio di dire nient'altro, cioè se non guardarla e ammirarla per la bellezza che è. La vogliamo ascoltare quando tornerà dal Messico. Sì. Sicuramente molti di voi hanno intrapreso dei cammini o stanno pensando di farlo, quindi vi coinvolgiamo con il nostro Simone. Che è il più giovane in assoluto. Chissà se lui l'ha fatto. Ma non l'hai fatto, diciamo, Simone? Cammini, pellegrinaggio no, però sono stato fatto un bel cammino nelle Marche, al Tempietto del Baladiese, proprio vogliamo essere. Vedi, annuiscono i nostri ospiti. No, lui ha camminato. Sì, non ho domandato a te. Simone. Coinvolgiamo subito i nostri amici a casa. Sì, e lo facciamo. Vado. Coinvolgiamo subito i nostri amici a casa e lo facciamo con delle domande semplici e dirette. Avete mai pensato di fare un pellegrinaggio? Quale sarebbe la vostra meta? E se lo avete fatto, dove siete stati e chi avete conosciuto nel vostro viaggio? Insomma, lo sapete, qui siamo noi, potete raccontarvi attraverso il nostro numero verde che è a vostra disposizione, 822 88 96. Lasciateci un messaggio in segreteria oppure inviateci una mail a siamonoi@tv2000.it. Scriveteci un commento sulla nostra pagina Facebook oppure un tweet a @siamonoiTV2000 e seguiteci anche da cellulare e tablet scaricando la nostra applicazione. Vi aspettiamo. Grazie Simone. Vado da Sergio Valsania, con cui discutevamo a telecamere spente sulla migliore stagione per i cammini. Ma tu quanti cammini esattamente hai fatto fin qui? Ma non lo so, si è un po' perso il conto. Comunque dal 2004 uno l'anno, almeno quindicina. Una quindicina. Io sono curiosa di sapere le ragioni, il senso di tutto questo per te, cosa ti ha portato sulla strada, considerando che tu poi sulla strada ti sei messo accanto, almeno in una circostanza, un ateo convinto come Pier Giorgio Di Freddi, che è un matematico,
tanto uno completamente diverso dall'altro, tutte e due sul cammino di Compostela. Era fatto apposta di metterne due diversi vicini. No, poi io qual penso, è il senso? Io penso che nella vita si vada per chiamate e risposte. Lì fu... io ci volevo andare. C'era questa occasione dell'Europa che si allargava, riflettiamo sull'Europa, abbiamo convocato quelli che erano tutti, buona parte, i conduttori di Radio 3, gli abbiamo chiesto se volevano fare questa esperienza e quando ho cominciato a chiederlo in giro erano tutti entusiasti e quindi l'abbiamo fatto. Ma un ateo è un credente? Sì, sì, hanno camminato, hanno camminato. Un ateo è un credente? In cammino trovano cose diverse? No. Ma la distinzione fra un ateo e un credente è una distinzione un po' abusiva, secondo me. Perché poi, come dice anche Papa Francesco, poi c'è più o meno in tutti i suoi libri, c'è la dimensione del dubbio che accomuna tutti. Uno che sostiene di essere sicuro di essere ateo, più delle volte un bugiardo. No, questo però vuol dire che il pellegrinaggio, il cammino, non è soltanto più un'esperienza di fede, no, Don Michele? È questo, ma non solo. Sì, sì, sicuramente. È un'esperienza di fede, ma ci si mette in cammino per tante ragioni. Ci si mette in cammino anche per trovare se stessi. Quindi è ovvio che la destinazione, la meta, è sempre molto significativa, è ciò che sostiene il camminare, però poi è il cammino stesso che apre. Camminando il nostro Valzania si ispira anche per i suoi libri, perché l'ultimo, che peraltro è un giallo, si intitola Assassinio sul cammino di Santiago, perché c'è tempo di pensare camminando, no? C'è assolutamente tempo di pensare e poi questo è stato un modo un po' per raccontare quello che penso io dei cammini. Fra l'altro i personaggi del libro sono tutti alla loro prima esperienza su un cammino e quindi hanno modo di confrontarsi, di scambiare quelli che sono le loro impressioni sull'andare, che io penso siano poi ben diverse da chi non ha provato. Cioè è sempre sorprendente, fare il primo cammino è una grande sorpresa. Tu, in tutti questi anni di cammini, ti posso chiedere che cosa hai capito dell'umanità? Ah, che domande facili! Oggi sei bersagliato. No, dell'umanità, per esempio, una cosa si capisce che, come si diceva prima, si è tutti simili, non ci sono grandi differenze. Poi si capiscono, secondo me, delle grandi cose sul mistero dell'incarnazione. Perché camminando, noi viviamo sempre tutti spezzettati, camminando c'è una fortissima ricomposizione di un'unità, di una persona che è sia il fisico che qualcos'altro. Tant'è anche prima, si parlava del cammino, ma nessuno ha ancora detto niente di fisico. Tutti parlano delle emozioni, delle impressioni, di quello che ti succede, però è un'esperienza principalmente fisica. È anche quindi, molto faticosa. Può essere anche molto faticosa e quindi è un'esperienza che ricompone. Cioè, mi ricordo una cosa del Cardinale Ravasi, diceva: noi non abbiamo un corpo, noi siamo un corpo, che è vero, però siamo anche qualcos'altro. E siamo troppo abituati a essere scissi, divisi, invece c'è questa ricomposizione. Mi sembra questa, Don Michele, una fondamentale sottolineatura che è stata fatta, così come vorrei tornare all'altro fondamentale discorso da cui siamo partiti, il tuo camminare accanto ai giovani. Stiamo capendo quanto ti può cambiare anche questa esperienza, la persona che parte e quella che arriva. Qualcosa perso per strada, un po' del peso che aveva sulle spalle forse. Camminare accanto ai giovani, quanto ti cambia? E può in questo senso esserci una pastorale giovanile dei cammini? Allora, questa era la domanda che aspettavo, se posso permettere. La conosceva già? No. Ha sbirciato? No, 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 no. L'aspettavo non perché... l'avrebbe trovato. Noi stavamo già entrando sui significati che sono tutti veri. Ma in realtà noi la prossima estate chiediamo, cioè la Chiesa italiana decide di fare questa esperienza, secondo me è la prima volta che capita così,
cioè da nord a sud dell'Italia, in tutte le regioni italiane, dei giovani che camminano, quindi è una cosa appunto in contemporanea, sicuramente inedita, ma lo facciamo principalmente non per devozione o perché, ma proprio perché abbiamo bisogno di recuperare un modo nuovo di entrare in relazione. Se c'è una fatica che tutti dichiarano è quella del dialogo con le nuove generazioni, ma nello stesso tempo se c'è una fatica che tutti vediamo è quello del dialogo tra le persone. Ora, decidiamo un cammino di fede, che dunque non è solo un cammino di fede nei confronti di Dio, deve essere un cammino di fede anche nei confronti dell'uomo. È solo stando fianco a fianco, imparando a parlarsi, oppure imparando a camminare in silenzio, ad ascoltare, a capire, ad accogliere i silenzi dell'altro, che forse possiamo tornare a recuperare un modo nuovo di stare vicini, di parlarci, anche se vogliamo di poter dire e raccontare, ma anche di ricevere delle cose. E questo è importante in particolare per i giovani, che invece, come dire... Questa vorrebbe essere un'esperienza di pastorale giovanile che magari apre ad altre esperienze di pastorale giovanile. Allora, il nostro Fignani ci ha atteso qui pazientemente, spero si sia divertito con questa discussione. Interessantissimo. Io però vorrei sapere come è nata la sua passione per il cammino. Beh, insomma, la passione per il cammino posso dire di avercela da sempre. Io sono cresciuto nel movimento scout, quindi la route e la strada di fatto è un modello educativo. Poi verso i 40 anni ho continuato e ripreso ancora con maggiore vigore a fare quello che ho sempre fatto, quindi in particolare in un periodo in cui ho cominciato anche a farmi delle domande di senso. Sono partito per un cammino, era un cammino alla ricerca di luoghi insoliti, sconosciuti, ma soprattutto un cammino alla ricerca di me stesso. Prima sono stato al Monte Athos, dove sono rimasto, per così dire, folgorato da questo fenomeno, il monachesimo ortodosso, e successivamente ho iniziato a camminare in Italia. Io ho avuto la fortuna precedentemente di viaggiare un po' in giro per il mondo, ma non avevo mai scoperto il mio paese. Ho trovato un paese straordinario, fatto di piccoli borghi e di gente meravigliosa. E ha scoperto in particolare il cammino di San Benedetto. Sì, durante il camminare ho scoperto luoghi toccati dalla figura di un santo importantissimo, che è San Benedetto a Norcia, patrono d'Europa, e da lì è nata l'idea di unire questi luoghi, in particolare tre luoghi, sono Norcia, Subiaco e Montecassino, unirli con un percorso il più possibile per sentiero e lontano dal traffico. Luoghi tutti legati, ecco, la sua passione per il monachesimo occidentale, sì, a San, sì, Benedetto. Sì. Quel tragitto, quel percorso, quel cammino è diventato un libro, è diventato una, sì, guida, il cammino di San Benedetto, sì, edito da Terra di Mezzo, che è stato un vero e proprio successo, sì, sì, nel senso che ha venduto tantissimo, ma è stato tradotto all'estero, in, sì, edizioni tedesche, inglesi. Sì, sì. Se l'aspettava tutto questo, no, interesse intorno al cammino? No, la cosa è nata così, appunto, come ho raccontata, sull'onda di una passione, no? Dico, proviamo a unire questi luoghi, tracciando un percorso prima sulla carta, poi andandolo a provare fisicamente, descrivendolo nel libro, a qualcuno interesserà. Di fatto quello che è successo l'incredibile: nel giro di brevissimo tempo hanno cominciato ad arrivare pellegrini e la gente del luogo non se l'aspettava, perché non, nemmeno sapevano che cos'era un pellegrinaggio, no? E poi si è diffusa la voce, c'è stato un passaparola incredibile, al punto che poi la guida è stata tradotta prima in tedesco e poi in inglese. Attualmente, che percorrono il cammino di San Benedetto, sono 300 km da Norcia a Montecassino in 16 tappe a piedi, e stiamo parlando di 5-6 mila passaggi all'anno. Non solo italiani, sono parecchi, sì, ma anche stranieri di tutta Europa, adesso stanno cominciando ad arrivare pure gli americani. Quindi... Questo è un altro modo. Quando arrivano gli americani? Questo è un modo di scoprire poi anche veramente territori inediti. Tu l'hai fatto quel percorso? No, sai? Quello non l'ho fatto, ho fatto un pezzettino piccolissimo. Lo facciamo insieme, Valzellino. Ma molto è il prossimo, volentieri. È il prossimo. Sì, sì, sì. Così non, no, vai ci direttamente. Gabriella, perché... Perché no? Perché no? Perché no, no, una... facciamola venire, oh, facciamola, grazie, venire. Grazie, sì, sì. Pure grazie, come vedi, sarò accanto a te. Pure come diceva Don Michele, è un nuovo modo di. La facciamo camminare avanti, restiamo un po' indietro. 4 km avanti. Allora, vogliamo andare in un luogo altrettanto importante, perché c'è questo
momento, luogo esistenziale che è la tappa, la sosta, dove si riceve accoglienza, dove ci si rifugia, dove ci si riposa e dove si trova la nostra Antonella Ferrara. Antonella, ben arrivata, dove sei? Ciao, eccoci Gabriella. Io sono in questo momento a Formello, una piccola cittadina immersa nel Parco Regionale di Veglio, ed è questo posto l'ultima tappa prima di arrivare a Roma. Pensate che qui proprio a Formello c'è una torre da cui i pellegrini riescono a vedere per la prima volta Roma prima appunto di raggiungerla a piedi. E in particolare in questo momento sono nell'ostello Maripara, un ostello appunto che nasce nel centro storico di Formello. Un luogo che è nato 5 anni fa in un edificio di proprietà del comune, ma che il comune ha dato in gestione all'associazione Liberamente, che si occupa di accogliere i pellegrini viandanti. E con me ci sono appunto Furio e Federico Rosso Carella, i quali appunto si occupano di questa accoglienza, ed è a loro che io chiederei chi arriva a Formello, chi sono questi pellegrini. Allora, questi pellegrini sono le persone più varie, dalla coppia di giovani al primo cammino, all'appassionato di trekking, al religioso, al banchiere. La meta è la stessa, ma le persone sono le più diverse, anche se strada facendo, passo dopo passo, si trasformano e diventano un unico popolo spesso. Voi li accogliete e state con loro? C'è una storia che ti è rimasta particolarmente impressa, una persona particolare che hai incontrato? Sì, le storie sono tante che mi hanno impresse. Noi stiamo spesso a parlare con loro fino a tardi, se vogliono. E mi ricordo la storia di una signora della Sud America che era sposata con un italiano. È morto il marito, ha ereditato una casa qui in Italia e ha deciso di percorrere il cammino partendo da Roma fino ad arrivare alla sua casa, immergendosi nella cultura, nella storia, nel territorio italiano, passo passo, e simbolicamente per venire accolta da questa sua nuova famiglia, e quindi ha fatto il cammino per questo motivo qui. Mi raccontavi poco fa che ci sono ragazzi che hanno perso il lavoro, che si mettono in cammino, ragazzi che prima di sposarsi si mettono in cammino. Quali sono le motivazioni? Cosa vedi passare, no, tu da qui? Beh, le motivazioni sono tante. Sicuramente sono persone che spesso vogliono avere un momento per sé. Chi sfugge da una vita monotona, chi cerca un'avventura, sicuramente qualcosa di comune è il volersi dedicare un momento, chi per riflettere, chi per riconsiderare delle scelte, ma sicuramente il voler guardarsi dentro, riscoprirsi e riscoprire come voler poggiare i prossimi passi. Che tipo di servizi offrite? Cosa fate voi con i viandanti, con i pellegrini? Li aiutiamo, li accogliamo, diamo loro informazioni sui prossimi passi e gli raccontiamo la storia della nostra bella Italia. Quindi di tutto, ad esempio, tutto il passato che ha Formello, della vicina città antica di Veglio che loro attraverseranno nelle prossime ore di cammino partendo da Formello. Quindi facciamo sia da anfiteoni che da amici, raccontandogli tutto quello che può essergli utile. Un'altra domanda vorrei farla a Furio, di cosa, come dire, cosa ha portato questo ostello all'interno del borgo di Formello? Cioè, c'è stata anche una ricaduta economica? Sì, sicuramente. In effetti, da quando siamo qui, ormai da 3 anni, abbiamo osservato come, partendo magari all'inizio dal bar all'interno del centro storico con alcuni negozietti, sono nati poi vari ristoranti, adesso se ne contano 4, e 5-6 tra altre strutture di accoglienza come case vacanze, bed and breakfast, che lavorano anche con i pellegrini in ogni caso. Ecco, quindi insomma l'ostello ha portato anche un movimento economico dentro il borgo di Formello. A voi.
Grazie Antonella. Ferraro, ma hai visto che bel posto, Gabriella? Vien voglia? Vien voglia, un posto non che subito per... di sostare, prima dobbiamo camminare. Tu dici, questo è il problema. No, Contieri, lei lo conosce bene quel posto, no? Sì, sì, lo conosco molto bene perché è praticamente l'ultima notte che ho passato prima di arrivare a Roma facendo la Via Francigena. Mi sono fermato a Formello ed è stato veramente un posto incantevole. Tra l'altro ho saputo che il borgo era quasi in sfacelo e l'hanno ricostruito apposta per creare questo ostello. Ed è veramente bellissimo, un'accoglienza stupenda. Tra l'altro c'è una scalinata che di cui non hanno parlato per salire in questo ostello. Sono omissivi da lì. Come? Sono omissivi. Sono omissivi. Praticamente c'è questa scalinata in cui in ogni gradino c'è scritto il nome di una città della Via Francigena, partendo appunto da Canterbury, primo gradino, tappa fino a per tappa. La Via Francigena, ecco. Sono partito da Milano. Non è sulla Via Francigena Milano. La prima tappa sulla Via Francigena venendo da Milano è Pavia. Quindi ho fatto Milano-Pavia il primo giorno sul Naviglio Pavese e poi da lì mi sono ricollegato. Un tratto in più, ma l'ha fatto con una telecamera. Sì, esatto. E ha dato poi al filmato che è nato un titolo molto bello che le ha suggerito la mamma, Energie Invisibili. Esatto. Perché quella telecamera e perché quel titolo? Allora, con la telecamera, perché io sono rimasto folgorato dal cammino, dallo spirito del cammino, facendo il cammino di Santiago nel 2015. Quindi facendo il cammino ho detto adesso voglio fare un documentario sul cammino, su quello che vive il pellegrino, e lo voglio fare in prima persona, cioè dando allo spettatore quello che io sto vedendo. Quindi era una cosa che più o meno ci sono altri documentari sui cammini, però nessuno aveva dato quest'ottica qui. Allora per quello con la telecamera, quindi scendevo con la telecamera. Anche faticosino, insomma, sono abbastanza più leggere del passato. Ma insomma... Abbastanza, però le tecnologie del momento aiutano molto. Infatti aiutano con 300 grammi io riuscivo ad avere una buona ripresa abbastanza L'amico stabile. Si chiama Mimmo Lanzafame, eh? Esatto. Il suo compagno di viaggio. Sì, sì, sì. E noi abbiamo deciso di mostrarvi un frammento, uno spezzone di questo filmato, Le Energie Invisibili. Sitting in an office is not living. You need a challenge. And Roma is a good challenge. Io penso dopo che non morimo mai, siamo un'energia. Siamo eterni. Cambia. Che si trasforma, però non muore. Sono così vicino a casa. Però mi sento in un'altra, cioè proiettato in un'altra dimensione. Spero al più presto possibile di arrivare a cominciare a capire che cos'è veramente. Camminiamo sulla Terra, ma perché cerchiamo le stelle? È uscito nelle sale a ottobre scorso, no, Contieri? Sì, sì, sì. È uscito nelle sale a ottobre del 2017. Sta ancora girando nei cinema. Il tipo di distribuzione è come il cammino, cioè molto lenta, quindi andiamo piano piano, città per città. Per passaparola. Sì, per passaparole. Senta, io ho un dubbio però, quel senso che si cercava, no, in qualche modo con quel cammino, con quella testimonianza video, quel senso lei lo ha trovato? Sì, lo trovo e poi lo perdo, quello è il problema. Nel senso è la vita. Poi lo ritrovo e poi lo perdo, quindi il motivo anche per cui mi piace tanto fare i cammini è ritrovare quel senso che magari durante la quotidianità perdo, perché mi dimentico, perché magari sono avvolto da mille distrazioni, e quindi ritornare a fare il cammino mi ricorda sempre di ritornare un po' a me stesso e a quello che sono semplicemente. Don Michele, mi colpiva la tranquillità delle persone che parlavano, no? Anche nel filmato, e mi veniva in mente che c'è anche un passo che insomma è adatto al cammino, e non si corre quando si fa il cammino, e mi viene in mente Papa Francesco che solo qualche giorno fa diceva la pazienza è la virtù di chi cammina, non dei chiusi, ha detto lui, e dei fermi. Sì, questo è vero, mi raccontava... Il mio vescovo nei giorni, era venuto anche lui nei giorni del cammino con i ragazzi, che all'inizio i ragazzi gli passavano, non lo sorpassavano perché non si poteva sorpassare, ma a un certo punto dietro c'era una fila.
E finché lui la prima sera disse: beh, ragazzi, mi raccomando, andate che io mi prendo i miei tempi. E mentre dal giorno dopo, mentre gli passavano in parte, gli picchiavano la mano sulla spalla e gli dicono: forza vescovo. Bello, che bello. E questa ricerca del proprio passo, ognuno ha bisogno del suo, ti costringe in qualche modo a vedere e a capire anche il passo dell'altro. E questo. E poi ti chiede anche di cercare delle forme di qualche cosa. A me una cosa che sorprese molto fu che il primo giorno a un certo punto i ragazzi mi chiesero, diciamo, il rosario. E non me l'aspettavo, cioè non mi aspettavo che fossero loro a prendere una preghiera che è più delle loro nonne, ma tutto sommato appunto questo tempo rallentato, questo tempo che non è più così di corsa, ti chiede anche di ricorrere a qualche cosa che ti aiuti nella ripetizione, perché c'è il passo, il pensiero, la preghiera e le parole e il corpo si mettono insieme in qualche modo. E quel cammino, quel passo, caro Valzania, è diventato un format radiofonico, ci spieghi un po'? No, lì è stato appunto l'idea di raccontare a caldo, perché spesso la tradizione della radio è quella di raccontare cercando qualche testimone che si ricordi di quello che ha fatto, ma tu ci sei stato, raccontaci un po'. Invece l'idea era quella di andarci, ci andiamo e poi appena arrivati, il tempo giusto di fare la doccia, si racconta che cosa abbiamo fatto oggi. E quel racconto lì sicuramente trasmette anche tutta una parte dell'emozione ancora a caldo, ancora sciolta, sorgiva, questa sorpresa, questo pathos proprio che c'è nel camminare, perché per uno che è abituato a un mondo diverso, è come andare sulla luna, non è fare due passi, non ecco è come andare nel giardino, bene anche a noi un è bel un cammino. Viaggio che prima parlava del tempo, è un viaggio che coinvolge il tempo, che modifica il tempo, lo spazio, quindi veramente sei come sparato in un altro mondo. Ci ha fatto venire voglia, Sergio Valzania, tu, cioè il cammino si può fare da soli, si trovano compagni via via, ma io so che tu spesso, insomma, questi cammini li affronti con un compagno di viaggio fisso che arriva da Lugano. Sì. Com'è sì, nata sì. questa cosa? È nata con la radio, perché lui era il direttore di Radio 2 della Radio Svizzera, che è il canale culturale svizzero, e dopo un primo anno che abbiamo fatto praticamente da soli, nel senso solo una radio italiana, questa cosa li aveva incuriositi, poi si è allargata perché hanno partecipato estoni, hanno partecipato francesi ovviamente, e corsi, da tutto il mondo, da tutta l'Europa sono venuti per camminare un po' con noi e di solito hanno apprezzato l'esperienza e hanno apprezzato la possibilità di raccontarla alla radio. E voi, insomma, avete preso a camminare insieme. Progettate sì. di farlo di nuovo a breve, no, dove, abbiamo come? Abbiamo già prenotato noi per il cammino di San Benedetto. No, però c'è già un compagno, e ti devi aggiungere. Non è che siano si escludano l'uno con l'altro. C'è un collaudato compagno di cammino. Dove no, io andrete? Ho in programma un Burgos León con lui. Per quindi un altro tratto del cammino di Santiago. Il tratto centrale del cammino di Santiago. E poi vorrei anche rifare, invece questo con un altro amico, vorrei rifare la Valle d'Aosta, che è il pezzo che alcuni considerano iniziale della Via Francigena. Una sola curiosità prima di andare da Simone. Prossimi cammini? Contieri? La Magna Via Francigena, da Palermo ad Agrigento. Ah, Palermo Agrigento? Sì. Io ce l'ho già, a breve uscirà la guida alla Via degli Dei da Bologna a Firenze. Io ho una curiosità veloce, ma si litiga sul cammino con i compagni di viaggio? No. E come ci si riconcilia? No. Sì. Non c'è la forza. Non è che non c'è la forza, è che c'è un senso di comunanza fortissimo. È il luogo nel quale... Bellissimo. Ci si scambia l'acqua anche quando ce n'è poca. Bellissimo. Come Bartali e Coppi, più o meno. Esatto, esatto. Simone,
Sì, Massimiliano e Gabriella ci stanno scrivendo in tantissimi e ci stanno raccontando la loro esperienza. Cominciamo da Gilda. Il pellegrinaggio è un cammino che libera l'anima dalle angosce quotidiane e attraverso la preghiera ti conduce a Dio. Annalisa, sono reduce da un intervento alle gambe e purtroppo, anche a causa per l'età, non potrò più camminare a lungo. Ho sempre voluto andare a Lourdes, ma ahimè non potrò mai realizzare il mio sogno. Vorrei dire però che il cammino fa bene al cuore, al fisico e allo spirito. Carmen, non posso dimenticare il pellegrinaggio a Medjugorje, non volevo più tornare a casa, è stata un'esperienza stupenda, un'ose di pace su questa terra. Rosa Maria, mi sento legata al pellegrinaggio perché grazie ad esso ho ritrovato la fede. 2 anni fa mi sono concentrata sull'Italia, visitando i luoghi di San Francesco, San Faustino e Santa Rita da Cascia. Energia pura. E chiudiamo con Giuseppina. Ho visitato i luoghi di San Pio, di San Francesco e sono andata alla Madonna del Divino Amore. Però devo dirvelo, il mio sogno nel cassetto è Medjugorje. Il nostro grazie, pubblico è spettacolare, si conferma anche oggi. Don Michele, allora, il sinodo sui giovani di ottobre, qualcun altro dice dei giovani, il tema è quello del cammino. Ricordiamo innanzitutto le date. Il sinodo, le date non sono ancora state annunciate, ottobre, sono 3 settimane, ottobre. Il mese di ottobre, te lo devi far bastare. Credo più o meno dalla prima domenica per 20 giorni. Però io appunto da un punto di vista lessicale, come lo dobbiamo definire? Il sinodo dei giovani o sui giovani? Né uno né l'altro, il sinodo è dei vescovi. Hanno messo a tema i giovani. I giovani. Quindi... Le tappe di avvicinamento, da che cosa saranno composte? Dunque, il Sinodo della Chiesa Universale avrà adesso, nel mese di marzo, un appuntamento importantissimo. È una delle pochissime volte, fu già stato fatto nell'80, che la riunione dei Vescovi di ottobre è preceduta da un incontro, una riunione presinodale con 300 giovani da tutto il mondo e la novità sarà che anche... I giovani a casa potranno in qualche modo interagire. Ecco, e qui io vorrei sottolineare che con un metodo, un'espressione che abbiamo adottato con forza soprattutto dopo il convegno ecclesiale, con metodo sinodale, voi questi giovani li volete coinvolgere, sentire, anche attraverso un sito che adesso vi mostreremo, www.velodicoio.it. Io so che vi siete rivolti a tutti i giovani, anche a quelli che non credono, con quale obiettivo e in che modo potranno interagire? Allora, questo è uno strumento offerto a tutti quelli che incontrano giovani, è un brevissimo questionario, un portale fatto di parole, molto leggero, dove ci sono dei questionari molto brevi che però servono a far sì che i giovani tra di loro parlino e parlino agli adulti. E quindi pensiamo, speriamo che nelle scuole... nelle classi, durante le ore di religione, ma non solo, nelle università, nei luoghi... Così. Dalla GMG di Cracovia, ormai con i nuovi mezzi, le nuove tecnologie, siamo avanzatissimi. Abbiamo ricordato delle tappe importanti, l'incontro oltre 300 giovani a marzo, ma c'è un momento che ci riporta al tema del cammino significativo, sì, proprio nel mese di agosto, che precede l'incontro dei giovani con il Papa. Questa è esperienza della Chiesa italiana. 11 e 12 agosto. Quindi la settimana prima, dal 2 agosto al 10, le diocesi organizzeranno i loro cammini da nord a sud dell'Italia. Poi ci sarà un trasferimento, 11-12 agosto ci sarà l'incontro dei giovani italiani con il Papa, che è il primo incontro dei giovani italiani con questo Papa, con Papa Francesco. Allora, mi pare di aver capito, un portale internet, l'incontro presinodale di marzo, l'incontro di agosto preceduto dai cammini, come ci spiegava lei. Io però le chiedo in conclusione... Lei che cosa si aspetta da questo sinodo? Come cambierà la Chiesa? Quale sarà la Chiesa di domani? Io spero che ci si metta in cammino, perché un cammino va fatto, non lo si può raccontare prima, lo si racconta dopo. E quindi io spero che ci si metta in cammino in modo serio, sapendo che il cammino è un'esperienza di fragilità, non è l'esperienza dei supereroi. È l'esperienza di chi prova a metter lì un passo dopo l'altro. Abbiamo bisogno di pensare, di capire, io confido nell'atto del camminare. Poi, quando abbiamo finito questo pezzo, ci rivediamo e tiriamo le conclusioni. E allora noi non vediamo l'ora di farla insieme, questa strada. Io ringrazio intanto tutti i nostri ospiti con cui abbiamo camminato questo pomeriggio. Torniamo puntuale domani alle 13:50. Grazie. A domani.